tutti e benvenuti su WordPress Video Tutorials. In questo video, molto breve, vi farò vedere come permettere ai vostri visitatori di cambiare il commento lasciato sul sito. Ora, se avete mai lasciato un commento appunto su un sito blog, vi sarete resi conto che a volte il commento che viene lasciato, se sbagliato, non può essere modificato. Quindi vediamo di dare una soluzione a questo inconveniente e permettere appunto ai visitatori del nostro blog che vogliono lasciare un commento di poter cambiare se lo hanno lasciato sbagliato. Quindi, un pratico esempio, andiamo su un articolo del nostro blog. Quindi possiamo vedere come gli aspetta, fatemi uscire, fatemi effettuare logout, così mi inserisco come un visitatore esterno. Rientriamo sull'articolo. Quindi possiamo vedere come la sezione commenti non riesca a uscire. Usciamo da qua, scusate, allora entriamo sul nostro blog, allora ricominciamo, rientriamo per la terza volta. Ok, quindi possiamo vedere come la sezione commenti è abilitata sul nostro blog. Quindi andiamo a inserire un commento sbagliato, giusto per esempio. Quindi bel blog davvero, commento sbagliato, quindi senza una V, inseriamo add comment. Perfetto, quindi possiamo vedere come il nostro commento è stato aggiunto, await moderation, però è stato aggiunto, è sbagliato e non abbiamo modo di modificarlo, di cambiarlo. Allora, quindi per fare questo andiamo a attivare il nostro plugin. Rifacciamo il login, aggiungi nuovo, andiamo a cercare Simple Comment Editing, installiamolo, attiviamolo. E questo è tutto, non dobbiamo fare nient'altro per quello che riguarda appunto la modifica o le impostazioni appunto del plugin stesso. Andiamo a vederlo in azione. Quindi, questo è il nostro commento che non possiamo modificare. Lasciamo ora un altro commento, sempre con lo stesso login, non ci sono problemi. Grazie per la tua risposta. Quindi un commento sbagliato. Clicchiamo su Add Comment. Quindi andiamo a vedere di sotto. Allora, primo commento. Eccolo qua, quindi il mio commento, grazie per la tua risposta, sbagliato, con una sezione sotto che dice click to edit. Quindi abbiamo 4 minuti, 5 minuti da quando abbiamo submitted la nostra risposta. Il nostro commento, e abbiamo 5 minuti appunto per poterlo andare a modificare. Quindi cliccando su click to edit scriviamo il commento giusto, clicchiamo su save e questo è tutto. Quindi abbiamo
Il nostro timer continua in quanto abbiamo, come vedo, 5 minuti per fare tutte le modifiche di cui abbiamo bisogno, appunto, perché il nostro commento sia quello che vogliamo, appunto, inserire sul sito. Dopodiché, appunto, non potremo più andare a modificare questo commento. Se poi ne inseriremo un altro, avremo un altro timer di 5 minuti per andarlo a modificare. Quindi questo è tutto. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticatevi di cliccare su subscribe sul nostro canale YouTube oppure di andare sul nostro sito per iscrivervi alla newsletter dove potete ricevere gli ultimi video tutorial direttamente sulla vostra casella online. Grazie ancora, ciao.